non c'è il tempo anche per le introduzioni, dobbiamo andare dritti alla ciccia. Se mi indossa queste, non dobbiamo neanche spiegare che Platero, il protagonista del Melologo, è un asino, capisci? No, io quelle non le metto. No, ma il produttore ha detto che se ci mettiamo le orecchie da asino, agganciamo anche il pubblico dei bambini, vendiamo il doppio. No, io quelle non le metto. Vabbè, facciamo così, lo metto io, eh. Pronto, maestro? Andiamo. Platero è pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro. Dígalo, ¿por qué parla spagnolo? Perché Juan Ramón Jiménez, l'autore, è spagnolo e poi dico, è anche premio Nobel per la letteratura. Sì, ma l'autore delle musiche, Mario Castelnuovo Tedesco, è italiano e noi ci rivolgiamo a un pubblico italiano. Facciamo in italiano. Platero è piccolo, veloso, suave, così soffice che si direbbe senza ossa, tutto di cotone. Solo i lucidi specchi di ambra nera dei suoi occhi sono duri. No, maestro, è troppo lungo. Come facciamo? Non lo so, facciamo solo i finali. Solo i finali? Ottima idea, maestro. Guardi, mi levo anche le orecchie perché mi mettono a disagio. Andiamo. Il pazzo. All'interno di un favo di luce, come al centro di una immensa e calda rosa infuocata. Rompendo, brutale, nella sua breve fuga, il rampicante azzurro. È così uguale a me e differente dagli altri, sono arrivato a credere che sogni i miei stessi sogni. So di essere la sua felicità. Fugge persino gli asini e gli uomini. Maestro, tutto perfetto? Sì, quasi. Cosa ha fatto al naso? Platero ha scalciato.